Va bene, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Questa è la prima presentazione in presenza di pubblico che la libreria Tomo riesce a fare dopo un lungo periodo. Siamo molto contenti di presentare il libro di Daniele Manusia, che è qui con noi, l'autore di Daniele De Rossi e dell'amore reciproco, edito da 66 and Second. L'autore dialogherà con Martina Testa e Simone Conte. E quindi vi lascio, diciamo, alla loro presentazione di questo libro, che racconta la storia di Daniele De Rossi, un grande agonista, e diciamo, cominciare con un agonista questo nostro nuovo percorso di presentazioni ci fa piacere, lo prendiamo come un buon augurio. È un esempio, speriamo. Va bene, buona ascolto. Tocca a me, tocca a me. Ciao, buonasera, salute, buonasera. Sì, no, io già ero partito perché un grande agonista è uno dei modi, no, con i quali si può descrivere Daniele De Rossi, però c'è una cosa importante, secondo me, che è proprio già nel titolo che Daniele gli ha voluto dare, perché Daniele De Rossi o dell'amore reciproco. E l'amore è reciproco in tanti modi, nel senso che immagino che il primo senso che tu gli abbia voluto dare sia dell'amore tra De Rossi e la Roma e De Rossi, però qua dentro c'è pure un sacco dell'amore tuo per De Rossi, nel senso che è dell'amore di De Rossi per Daniele. Questo è il grande colpo di scena che puoi vedere nelle ultime pagine, quindi dovrete comunque non solo comprare ma anche leggere tutto, quindi questa è la cosa importante. Però, no, scherzi a parte, io la prima cosa che mi ha colpito leggendo il tuo libro è che anche un po', cioè, ci speravo, un po' me l'aspettavo che avesse questa formula qui, è comunque la formula di un dialogo, la formula di un, credo, dell'approccio che più o meno ha avuto qualsiasi tifoso della Roma, più o meno della nostra età negli ultimi 20 anni, cioè che cosa avrei fatto io al suo posto e certe volte anche che cosa farebbe lui al posto mio nella vita mia, perché poi è un libro scritto da un ragazzo romano, più o meno coetaneo di un ragazzo romano al quale succede la cosa che tutti i ragazzi romani avrebbero voluto vivere nella vita, e questo libro è pieno di questa roba, quindi era giusto per capire, per far capire a chi non l'ha letto di che cosa stiamo parlando. È una biografia, ma è pure veramente, c'è un amore che, insomma, cioè, le pagine sono piene di questo amore qua, quindi bravo, lo volevo così, ti ringrazio. Ti dovevo fare una domanda? No, zero. Intanto grazie a Simone e a Martina per aver accettato l'invito, perché insomma, come dire, c'è anche dell'amicizia, e grazie per aver colto questa nota. E l'amore reciproco appunto non è verso di me, ma è verso, cioè, io questa cosa qua non è che l'ho messa, io in realtà pensavo di fare una cosa facile all'inizio, non c'è Alessandro, l'editor Alessandro Cazzoia, pensavo di cavarmela in 2 mesi, vabbè, che ci vuole, faccio, se lo conosco a memoria, faccio una cosa. E invece mentre lo scrivo mi sono reso conto che dovevo comunque testimoniare in qualche modo di quello che era stato pure il percorso, gli anni che rappresentavano per me De Rossi, ma non perché era una storia molto importante per me, ma perché penso che raccontassero bene il rapporto che aveva lui anche con altri tifosi della Roma. Cioè, questa cosa io l'ho data un po' per scontata quando ho deciso per esempio il titolo, ma è una cosa che ancora oggi io penso che sia stata poi alla fine una buona scelta. Di impostarla sull'amore. Sì, ma non tanto perché, come dire, per l'omosessualità latente che c'è ognuno di noi. E invece, la mia domanda, e invece appunto a me è come dire, questo, dalle prime, boh, non lo so, 50 pagine, io ho letto questo libro come un libro d'amore, non so, come una lettera d'amore forse anche, non è un libro che è
volutamente un'indagine, un'inchiesta, cioè tu non sei andato a intervistare le persone intorno a De Rossi per scoprire qualcosa di De Rossi che non sappiamo, non hai trovato, non so, gli amici, o chi, non so, il maestro di scuola che dicesse io, è un guardare tuo di De Rossi, ma senza appunto voler fare l'inchiesta, e quindi lo sguardo non è quello del, diciamo, spassionato di un ricercatore o di uno che deve fare un'indagine, che deve spiegare, di uno che studia De Rossi, in parte anche forse sì, però c'è un grosso investimento emotivo, e c'è questa prima persona. Io faccio l'editor di mestiere, quindi lavoro sui libri e leggo i libri con dei parametri che sono quelli appunto di chi lavora molto sui testi, pubblica romanzi, eccetera, e quindi la scelta della persona con cui tu hai scritto questo libro mi interessava, perché c'è, a volte quando si parla di De Rossi si parla molto in prima plurale, c'è un omaggio a Daniele De Rossi che ha scritto ma anche montato come video Simone, quando ha, insomma, la chiusura della carriera di De Rossi, c'è un intero video suo in cui c'è, parli come noi, dice, non, forse una volta dici io, ma insomma dici noi, poi scelto di dire io, però solo in certe misure. C'è un punto della storia in cui dici tu e poi dici chi mi sta dando il diritto di approcciarti così, e ci sono molte parti in cui invece sei lo sguardo, cioè sono molte parti, come dire, in terza persona, da giornalista, come dire, che racconta i fatti, e da scrittore che racconta il campo anche, perché c'è anche questa cosa. Quando l'ho letto non riuscivo mai a leggerne meno di, non lo so, 30-40 pagine di fila, 50 pagine di fila, perché c'è la tua scrittura è elegante, consapevole, lucida, scorrevole, con un buon ritmo, tutte le caratteristiche di uno che scrive per mestiere, potrebbe scrivere, forse avresti gli strumenti per scrivere tanti argomenti, scritto questo. Quindi da una parte c'è appunto l'io del tifoso, poi c'è questo tu che è un avvicinamento dell'amante all'amato, non so come dire, che sembra che stai un po', come dire, travalicando i link, e poi c'è invece questo sguardo che invece è più, come dire, vorrei dire professionale, insomma, questa roba qua a me mi sembra che sia nel libro una cosa che mi faceva dire: questa non è una biografia fredda, non è uno di quei memoir in cui c'è solo te e quello che ti parli non conta un cazzo, è una dinamica super interessante, e volevo sapere come ti era. Siamo nel punto della presentazione, che è Roma-Barcellona 3-0, cioè se io a questo nome fermerei qua, nel senso che ti ha detto tutte cose belle, da qui può solo peggiorare, quindi valuta tu, se la vuoi chiudere fra 5 minuti, secondo me non si offende nessuno, è un grande momento, cioè ha detto proprio cose belle e vere, cioè nel libro ci sta. Io l'ho detto che c'era anche dell'amicizia, scherzo, spero che... la cosa che... Beh, a parte mi fa piacere tutto quello che dici, come ha fatto piacere quello che ha detto Simone, e, in realtà mi sono è stato un buon casino mischiare tutti questi piani, proprio perché appunto questa dimensione personale di solito in quello che io scrivo c'è, ma è personale in quanto, che ne so, diciamo osservatore, no? Cioè il mio punto di vista in quanto punto di vista della mia epoca, dei miei anni, di quella che è la mia interpretazione, cioè quasi implicito, poi a volte lo rende esplicito. In questa cosa invece era importante fare un passo in più e appunto provare anche a rappresentare. Quando uso di noi non è che io appunto penso di istintivamente, anzi io questa cosa tra l'altro con i tifosi ce l'ho molto poco, di sentirmi di parte, di avere un sentimento comune, cioè una cosa che ho vissuto poco spesso, con De Rossi è una cosa che invece ho vissuto in pieno, me ne sono accorto scrivendo, e tant'è che appunto mi sono sentito di fare questa cosa, nonostante di solito
io sappia che il mio punto di vista è laterale, parziale, minoritario. E poi per me era importante anche non, cioè, questo è un problema più, diciamo, di scrittura, no? Cioè, per me o il libro lo fai con la persona, però i libri di sport di adesso con lo sportivo sono spesso una raccolta di aneddoti, una serie di neanche il suo modo di rappresentarsi, perché quello secondo me sarebbe pure interessante, no? Però spesso si riduce proprio alla materialità della cosa. Invece per me la cosa interessante è quando qualcuno, e non tutti, anzi secondo me è rarissimo che nei calciatori contemporanei questo possa succedere, travalica talmente tanto la sua figura, è tridimensionale, è profondo, al punto che tu puoi spingerti e provare anche a scrivere appunto come se fosse una storia, no? Ci sono delle parti, tra l'altro in De Rossio ho dovuto per forza di cose toccare anche delle parti in cui ho detto ah, mi tocca scrivere questa cosa da noir, capito? Che non, cioè, come la scrivo, che facciamo? La do per scontata, non la tocco, non la... E alla fine per me la scrittura è un modo per fare i conti un pochino con la realtà, il mio modo di fare i conti è anche un modo un po' per farla mia, per la legge di prima, quindi per questo ho provato a mettere o il mio punto di vista, la mia scrittura o le mie opinioni. Poi è vero che ci sono delle parti, questa appunto è la cosa che dicevo prima, non è una biografia né ufficiale ma neanche come dire, la storia da punto A alla Z, però in realtà volevo fare anche qualcosa che fosse per un tifoso. Adesso mi rivivo la storia di De Rossi, i miei anni di tifoso della Roma, le partite, perché il calcio poi si esprime, la narrativa del calcio è nella partita, no? È la storia che si svolge davanti agli occhi, la narrativa della Roma oltretutto è materiale infinito, si potrebbero fare altri 10 libri su questi 18 anni con punti di vista, personaggi, momenti, prendere solo un inizio e una fine diversi, e quindi per me De Rossi era anche un po', diciamo, un film prisma, no? Attraverso cui scomporre le varie cose che sono passate attraverso la Roma in questi anni. L'ho cercato di tenere un po' tutto nel libro, perché avrei potuto fare solo un libro, magari se volete io poi lo scrivo dopo, solo sul mio rapporto con De, cioè proprio interamente, proprio ogni cosa che ho fatto di Rossi come l'avrei fatto io, ogni cosa che è capitata nella mia vita in quel momento, solo così, però mi sono tenuto, diciamo. Io aggiungo solo che non credo di essere molto rappresentativa in questo, ma a me piace, cioè non mi ricordo mai le partite, per me il calcio, anche il tifo per la Roma, non è, cioè è come dico una narrazione ininterrotta, che quindi i singoli episodi, i singoli protagonisti, cioè li vivo fortissimamente quel momento, in quell'anno, così, ma se tu mi chiedi l'anno scorso quanti derby abbiamo vinto o perso, io non me lo ricordo, costantemente non me lo ricordo, perché sono in un flusso in cui... E quindi spesso leggevo le tue pagine e oggettivamente c'era la suspense, perché non mi ricordavo che cosa stavi per raccontare, e ci stanno dei punti in cui godi, dei punti in cui piangi, solo altri se le ricorderanno tutte minuto per minuto queste partite, ma per un tifoso un po' più simile a me che non c'ha la memoria, ci sono dei punti che proprio ti senti il fomento di che sei seduto sugli spalti e stai vedendo stazione e non ti ricordi, non sai come va a finire, è una figata. Guarda, io che tendo a ricordarmele più o meno tutte, ma comunque ho avuto questi momenti qua, leggendo il libro di Daniele, ho avuto momenti e ho detto, ma De Rossi si è vissuto pure questa, cioè nel senso che è un giocatore che ha vissuto anni densi, cioè un periodo molto denso della Roma, e che ha raccolto poco rispetto alla mole di possibilità che a un certo punto gli si sono profilate davanti, no? E questo è un tema che ritorna nel libro, ed è un tema che ancora una volta te lo fa sentire proprio vicino come generazione, no? Nel senso, è una generazione alla quale ha detto guarda, puoi fare un sacco di cose, però probabilmente te ne riusciranno un paio se ti dice culo. E lui gli ha detto culo in quel paio di cose, e merito. Però è vero che la prima cosa che a me ha colpito leggendo il libro, un pezzo che vi volevo leggere, è proprio sul passare del tempo, cioè
ti rendi conto che anche con De Rossi, perché noi abbiamo affrontato questo rito di passaggio con Totti, no? Che siamo morti tutti e poi siamo stato quel grande funerale che abbiamo fatto all'Olimpico così. E in realtà pure con Daniele, che poi ecco, adesso mi viene chiamato Daniele. Ci abbiamo condiviso. Ma come vi permettete? Ma pure questa è un'altra cosa che io non solo non faccio mai, ma siccome mi capita di editare dei pezzi, se uno chiama lo sportivo per nome, glielo cambio perché ma chi è? L'amico tuo. Però in questo caso per me è proprio una caratteristica del rapporto che tutti hanno con De Rossi. Alcuni ce l'hanno pure con Totti. Sì. Chiamo Francesco, Checco. Però Totti è capitano. Una questione generazionale. Capitano. Ecco, capitano. Vi leggo un pezzo, così se non dovete credere a Martina quando dice che Daniele scrive bene, che è una parte proprio sull'immagine di De Rossi. Ci sono due foto famose di De Rossi da bambino, scattate a distanza di pochi anni l'una dall'altra. Nella prima è in campo con il padre, entrambi vestiti con il completo del Livorno, e Daniele è un angioletto con una nuvola di capelli biondi che gli nasconde il viso. Pochi anni dopo, De Rossi, a 5 o 6 anni, indossa la maglia e i pantaloncini della Roma, con il lupetto disegnato da Grattone e la scritta Barilla sul petto, che è talmente parte dell'iconografia romanista da essere qualcosa di più di un semplice sponsor. Daniele sta davanti a una vecchia TV a tubo catodico che riflette il flash della macchina fotografica e mostra un sorriso da orecchio a orecchio e dei capelli che sembrano tagliati girando intorno a una scodella posata sulla sua testa e gli arrivano giusto giusto fino agli occhi. Due piccole pietre luminose. Quando esordisce in Champions League, Daniele De Rossi è più vicino a quel bambino che all'immagine mentale che abbiamo del calciatore affermato di qualche anno dopo. Cronologicamente, anzi, è esattamente a metà strada tra i due. Nel ragazzino che entra in campo contro l'Anderlecht, però, c'è qualcosa dell'ultra trentenne tatuato e ispessito, perché a Roma gli uomini invecchiano aggiungendo strati. È come se De Rossi fosse passato direttamente dallo stato di bambino a quello di uomo, negando l'esistenza stessa della categoria ragazzi romani, come se a Roma si possa essere o bambini, pupi, puponi, oppure adulti, che se la cavano subito da sé. Anche quando Daniele sarà ormai per tutti DDR, qualcosa rimarrà sempre uguale in lui, qualcosa di resistente al tempo che solo adesso, guardando indietro, possiamo riconoscere come inconfondibilmente suo. In rete si trova l'accostamento delle foto ufficiali di ogni inizio stagione di De Rossi, una scansione temporale che su di noi ha un effetto straniante, rafforzando l'impressione paradossale che i vari De Rossi succedutisi negli anni siano vissuti tutti simultaneamente. Come se tutte le versioni di De Rossi, quello con i capelli biondi spettinati e gli occhi strizzati contro sole, il coltello rasato, il lupo mannaro con le guance coperte di peli ispide, l'icona russa con le occhiaie, fossero in realtà i travestimenti di una sola persona. Col tempo gli angoli degli occhi gli si abbassano e sotto compaiono delle borse, il cui contenuto rimane un mistero. Sempre più spesse e scure, la mascella spigolosa da squaletto di periferia gli si arrotonda, scompare l'orecchino dal lobo sinistro e dopo un paio d'anni di peluria appena accennata, le guance e il collo si infoltiscono finché la barba si allunga e gli copre il pomo d'Adamo. I lineamenti si imbottiscono e la sua aria si fa sempre più severa, quasi mistica. Il suo sguardo è perennemente concentrato. Tra le sopracciglia e il naso gli si formano due piccole rughe. La Roma passa dalle maglie larghe della Diadora, in cui sembra Eminem più grosso e cattivo, a quelle attillate con effetto body painting della K, fino ai modelli più rilassati della Nike che lo avvolgono come una toga. Ma c'è sempre quell'impressione di simultaneità, come se le foto più recenti di De Rossi siano state ottenute invecchiando le prime con il filtro di uno smartphone, o il contrario, ringiovanendo l'ultima. Come se De Rossi fosse sempre stato al tempo stesso un 35enne consumato e un 20enne intenso e incazzato. Ora questa... Quanto legge bene, signora? No, quanto scrive bene Daniele. Questa cosa finale che, alla quale tu arrivi per somma di immagini che si sovrappongono è in realtà anche un'ottima definizione del De Rossi calciatore, nel senso che è dall'inizio della carriera, dell'apparizione di De Rossi, che tutti gli dicono sembri più grande delle tappe ciane. Ed è per tutta la carriera, fino a quando quasi la finisce, che tutti gli dicono, quando dà una gomitata, quando dà un pugno, sei proprio ragazzino.
E queste due cose, questo essere dall'inizio un 35enne fino alla fine un 20enne, è uno degli elementi che davvero rendono unico De Rossi e che tornano in continuazione in questo libro e che ne fanno una figura veramente unica, ed è probabilmente questa una delle cose che ce lo fa sentire più vicino rispetto a Totti. Tu ne parli del rapporto, magari dopo leggiamo anche un altro pezzo. De Rossi lo sentiamo come uno di noi, Totti come Dio, no? De Rossi come un peccatore come noi, se vogliamo restare in ambito religioso. No, sono ancora sinceramente emozionato per come hai letto, perché forse hai pure abbellito qua e là, hai cambiato qualche parola. Sì, per me quella cosa non solo è di De Rossi, ma è di alcuni romani. No, non di tutti i romani, però ci sono proprio alcuni romani che, non lo so, mi viene in mente, non so perché mi è venuto in mente, solo adesso, una persona con cui ho lavorato al cinema Quattro Fontane. Io ho gestito una minuscola libreria quando hanno pensato di fare la libreria in quell'angolo, e lui c'aveva il bar, non è che qualcuno lo conosce, si chiama Felice. Ed era proprio il classico romano che va da maggio a settembre a Ostia o a Fregene, iperabbronzato, capello lungo bianco, pieno di rughe, che però sembrano proprio tipo che sono andati là alla fine dell'anno, guarda, dobbiamo fare un aggiornamento, ti posso aggiungere sta ruga perché sta invecchiando. Però si vedeva, cioè, lo immaginavo, lo vedevo come era a 16 anni. Poi un giorno mi ha fatto vedere, se felice, un video che ha girato la Rai la notte della finale tra Roma e Liverpool, perché lui dice guarda, mi hanno fatto vedere pure me, perché lui è andato lì a dormire la notte prima con gli amici, mi l'avevano inquadrato perché si erano portati delle teglie di pasta fondamentalmente, ed era effettivamente identico, cioè c'era proprio lo stesso taglio di capelli, la stessa cosa, era solo più grosso, più consumato, più lavorato. Però alcuni di noi, forse è questa l'eternità della città, in realtà più una maledizione che una nobiltà, alcuni di noi non possono cambiare, alcuni di noi sono inchiodati a quello che non se ne vanno, come De Rossi non si vanno. Guarda che pure Totti, Dio che noi non tocchiamo perché noi l'abbiamo messo lì, però se tu vai a guardare la persona, a un certo punto lo dico pure, in realtà una delle cose per cui per esempio io effettivamente alcune cose non mi piacciono, per esempio su Totti sono più diverso caratterialmente, generazionalmente, l'ho vissuto in maniera diversa, però quello che mi piace proprio profondamente di lui è quello che si vede che è ancora ragazzino pure lui, che è ancora ingenuo, ancora innocente per certe cose. E questo secondo me è una cosa di questa città, che poi è un'immaturità, il motivo per cui è una città disastrata, finita, è tutto quello che vogliamo, però è pure una cosa che a me piace, insomma, perché poi bisogna vedere, non so, chiaro, qualcuno ha detto che crescere è una truffa, no, me la sono inventata io, forse. Martina, perché... Vabbè, però ci puoi fare un altro libro, però... cioè, se è tua, buona. Volevo dire, anche io fra l'altro come Simone avevo fatto un segno con la matita vicino al pezzo che hai letto, questo finale, perché ovviamente, cioè, colpisce proprio perché dici molto bene queste cose. Ma la domanda che volevo farti, appunto, è stato detto che siamo amici, quindi ti chiedo delle cose, cioè mi viene da chiederti delle cose che ti chiederei proprio, cioè nel senso, anche se non ci fossero delle persone davanti, questo per dirti che ti metterò in imbarazzo, ma questo libro mi ha colpito per quanto è presente il corpo di De Rossi. Ecco, questa è la canzone Culcio. È un libro, non so se tutti io lo sento, l'ho sentito un po' come, forse, non lo so, insomma, c'è questo corpo di De Rossi che persone, cioè femmine, che dicono io non mi farei mai un calciatore, non sono me, però se farebbero De Rossi. Miei amici, so di che lo so di come eravamo amici e stavamo al bar. Amici miei gay, De Rossi è un'icona gay, cioè era quantomeno, ma insomma, tra i gay milanesi comunque andava per la maggiore. Questo corpo di Rossi che finora l'avevo sentito appunto apprezzare da amici omosessuali e da amiche eterosessuali, l'ho visto nelle pagine del tuo libro, osservato, descritto da tutte le angolazioni, con una... descrivi i suoi tatuaggi, questa...
di ogni, cioè, c'è effettivamente, è un corpo che ispira una fascinazione particolare in qualche modo su Massimo, e poi me lo sono segnato proprio sul quaderno, ho detto ma perché Daniele dovrebbe parlare a nome di tutti i maschi? Farò questa domanda anche a Simone: se agli occhi di un maschio il corpo di Daniele De Rossi ha un che, con i tatuaggi dei Teletubbies, ma anche l'unico, cioè non so, insomma, un po' un gladiatore, no, ma guarda, anche... per me, diciamo, anzitutto la scrittura sportiva deve per forza di cose parlare del corpo, di tutti i corpi. No, 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 mai avanti, no, poi magari io sarò focissimo, ma io guardo i corpi di tutti i calciatori che di questa la parte che mi appassionano. No, perché secondo me è una cosa, cioè anche il motivo per cui l'impressione forte che dà un calciatore o uno sportivo in generale passa anche attraverso il corpo. Questa per esempio è una differenza netta che hai quando guardi una partita dal vivo, o anche io ricordo che ho visto la prima partita del mondiale Francia-Romania quanti anni fa era, e ricordo di aver visto scaldarsi davanti a me Pogba. Io ancora oggi penso di ricordare l'impressione che ho tradotto immaginando il suono, che faceva il suo passo pesante quasi da centauro sull'erba. Da vicino, quando guardi una partita da vicino, io alcune partite della Roma, siccome i biglietti che costano di meno a volte sono quelli secondo me, tra l'altro l'addio di De Rossi l'ho visto prendendomi il diluvio tutta la partita a due righe da a due file dal campo, lui è passato lì davanti, li vedi sudare, vedi il giocatore che suda di più, quello che suda di meno, vedi quello che fatica, vedi quello che fa fatica a rialzarsi, quello che fa fatica, vedi invece quello che scoppia di energia, tipo Nainggolan per esempio, che anche lì, no, l'eccezionalità dell'uomo passa anche e del personaggio passa anche attraverso il suo corpo. Nel caso di De Rossi, per me appunto c'è stata questa, la cosa che mi affascinava era questa trasformazione in time lapse per noi, perché io quando qualcosa sulle foto l'avevo scritta anche quando avevo scritto l'articolo, quando lui era andato via, ma me ne sono accorto all'ultimo che lui era così cambiato, cioè rivedere poi quelle foto in cui lui sta col caschetto biondo magro con la cavezza al collo è stato un piccolo shock, perché comunque per me è come se fosse stato sempre con sta barba, grosso, serio. Invece è una cosa che lui ha fatto veramente che non significa, ed è una trasformazione anche significativa secondo me di quello che è proprio letteralmente successo addosso. Però sentiamo Simone che ne pensa del corpo di De Rossi, e poi lui magari l'ha visto pure più da vicino. E quanto da vicino? L'ho visto da vicino, il giusto, nel senso, ma guarda, secondo me la cosa migliore che posso dire è che Daniele è una branda, cioè nel senso ma questo vale per tutti i calciatori con i quali insomma ho a che fare per lavoro, e sono tutti più grandi di quello che ti sembra. Il calciatore che in TV ti sembra piccoletto è comunque una branda, e comunque ti umilia come uomo e come essere umano. Mi sono ricordato che effettivamente io prima ancora di ho incontrato De Rossi totalmente per caso, dovevo intervistare un'altra persona, e gli ho chiesto, facciamo una foto, e ho appoggiato la mano sulla tua spalla, e ho avuto l'impressione di non toccare un essere umano, cioè di toccare una cosa fatta con una materia più solida, più resistente, più dura, proprio un corpo proprio più duro, non so come, questo... la sessualità era andata pure questa, però... Però il punto è che dal vivo tutti gli atleti professionisti, in questo caso i calciatori, sono... ti fanno impressione, sia perché veramente sono tutti un po' più alti di quello che immagini, ma soprattutto ti fa abbastanza impressione dal vivo la performance proprio fisica. Io mi ricordo, quando parliamo di queste cose mi viene sempre in mente un ragazzo di una squadra del Trentino, quando eravamo in ritiro con la Roma in Trentino a luglio, e c'è la classica amichevole contro i Boscaioli. Esatto, col pinzolo così, e mi ricordo che ero andato a parlare con Boscaioli, perché volevo capire questi, no? come se la vivono la partita, cioè ho detto ma per voi, cioè, ti viene l'ansia, non dormi la sera prima, come funziona? Perché devi giocare contro Dzeko o contro De Rossi, cioè, è una cosa folle, come vedete. E loro erano tutti super contenti, e gli ho detto ma qual è la differenza, cioè, tra te e lui quando sta in campo? Perché io corro, lui vola. E a me questa cosa mi è rimasta impressa, ed è vera, se li vedi da bordo campo è una corsa diversa, è proprio una super performance di super corpi che passano la loro vita a cercare di fare bene quella cosa.
e quindi è proprio un corpo che ha un unico obiettivo, a meno che non c'hai un tanti altri obiettivi. Insomma, di solito l'obiettivo è quello. C'è un articolo di Simon Cooper su Financial Times che diceva: ho incontrato Ibrahimovic nel tunnel prima di una partita, ho avuto la netta sensazione di incontrare un essere umano di livello superiore al mio, cioè uno che da 20 anni mangia il meglio possibile, che è curato dalle persone, dai migliori professionisti, che si allena nel migliore dei modi per avere il corpo più performante possibile. Un mio caro amico, molto talentuoso in calcio, se vedevi Bruno Conte, però lì le distanze magari erano più vicine, però io credo che pure Bruno Conte, in realtà, vedendo il diametro della coscia, secondo me, se noi ci... Ecco, l'altra cosa, magari qualcuno può negarla questa cosa, però secondo me i legami tra l'omosessualità e lo sport sono tutti da esplorare, ma tutti, totalmente, c'è una ricerca gigantesca da fare dietro, perché chiunque abbia praticato uno sport sa che passa per il contatto dei corpi, che la passione passa per la passione per il tuo corpo, ma anche per quella degli altri, di sentire il corpo avversario. In area non è che noi siamo, non è che diciamo niente se Simone non mi fa fare gol sul calcio d'angolo. Se ci teniamo, se ci stringiamo, è perché il calcio è anche fatto di quella cosa là, c'è un piacere, cioè un mi fermo. E... No, stavo cercando Giorgio, Giorgio per esempio è molto tattile, no? È... Giorgio è la persona con la quale mi tocco di più dopo la mia compagna nella esatto. vita, e ti fa la doccia insieme, ti fa... cioè, è un... ogni calcio d'angolo, cioè nel senso troppo penso che c'è potere. E poi vediamo, queste sono tra l'altro tutte abitudini, tutti i codici che vengono, tutti i codici sportivi vengono da mondi incredibilmente omofobi, incredibilmente puritani su questo tipo di cose qua, quindi sicuramente là dentro ci sono infilate cose che non potevano infilarsi in un'altra parte. Per ritornare sul discorso di quanto contano i corpi, però, chi ha giocato, come ha raccontato Simone, questa cosa la sente a pelle. Un mio amico che era talentuoso, in una partita contro neanche la Fiorentina ma la Florenza Viola, in quell'anno in cui erano falliti, c'era Riganò ancora sconosciuto, e c'era Di Vivio. E invece questo mio amico giocò una partita pazzesca, incredibile, che tanto alla fine del mio tempo un dirigente della Florenza allora era andato a dire: oh, ma questo, solo che ha avuto la cattiva idea di fare un'azione particolarmente brillante, e arrivato uno l'ha sdraiato, lui si è rotto la spalla, lì è successo il fin mondo, il padre di questo disperato, perché, e quello ha detto: oh, ma io faccio una scivolata, se questo si è rotto la spalla non ci può giocare a certi livelli. Esattamente. Ed è così. Esatto. È così. Cioè i suoni che si sentono a bordo campo sono diversi dai suoni, ma anche solo nel rapporto col pallone, cioè lo stock che fa il nostro tiro è lo stock che fa il loro passaggio. Sì, esatto. Questo è il livello di differenza, quindi credo che poi sono corpi che esercitano un fascino, che è un'altra cosa. Un altro sport di mia passione è l'MMA, che qui sono solo corpi che si scontrano. Lì a volte adesso non c'è il suono perché pure lì non c'è il pubblico, sento dei colpi e ancora ho quel riflesso del mio cervello che è tipo pericolo, cioè sta succedendo qualcosa di, che tu non puoi sopportare. Ripeto, poi tra l'altro c'è un altro secondo me discorso da fare, scusa, una domanda particolarmente interessante, quella sui corpi, perché tra l'altro è una narrativa totalmente scomparsa invece dal letteratura e dal giornalismo sportivo. Sembra che è tutto astratto, sembra che i calciatori debbano fare e se non facciano sono scarsi, si impegnano poco, come se appunto non ci fosse invece uno sforzo fisico di elite, ma i calciatori sono sempre più vuoti a livello di personalità, a livello di interiorità. Il racconto del corpo è diventato secondo me preminente, magari no, nel caso di De Rossi è altrettanto importante di altre cose, però se tu ad esempio vai a raccontare, prendiamo Zaniolo, che è un giocatore che tutti amiamo, il corpo di Zaniolo è per tutti quanti è la cosa che, cioè Zaniolo, se domani gli dicono: ah, Zaniolo ha avuto un piccolo problema nel sonno, gli hanno tolto tutto il cervello tranne quello che gli permette di giocare a calcio, è un problema? Tu dici no, ma per lui è un problema, sicura, poi è una persona, si deve ancora esprimere, è giovanissimo, quindi figurati, quello che voglio dire è che quello che lui comunica, lo comunica col corpo, capito? Al di là dei social, al di là delle cazzate, ormai le interviste sono tutte uguali,
quello che comunicano lo comunicano con il corpo. Ed è tra l'altro quello che comunica Zenato è molto forte, secondo me, perché lui trovi delle parole adatte a quello che lui comunica in campo, a quello che lui comunica adesso dopo che è tornato con l'infortunio, per esempio, secondo me mi ci vuole qualcuno migliore di Fedez, diciamo. Sì, vabbè, ma si comunica pure da solo, cioè quella cosa, no? Non serve. No, io volevo andare sul un po' proprio sul De Rossi calciatore, cioè nel senso che stiamo parlando. Ci sono tanti aspetti della figura di De Rossi che lo rendono interessante e per il quale poi qualcuno ci scrive un libro, però c'è una parte nella quale tu descrivi l'inizio del talento di De Rossi che secondo me è interessante. Il talento di De Rossi quando sboccia è sorprendente. I primi anni zero non sono ancora quelli dei calciatori iperatletici, ma De Rossi ha un dinamismo fuori scala rispetto al resto dei giocatori in campo e con la palla mostra un'intelligenza e una maturità che i giornali non mancano di sottolineare dopo ogni partita. Sembra agitato da una forza interiore che controlla a malapena. Non è l'energia di una scossa elettrica, piuttosto quella di un fuoco lasciato acceso di notte nel camino. Può bruciarti la casa o consumarsi continuando a scaldarla. È come utilizza la sua esuberanza fisica, insieme al suo talento tecnico, ciò che lo rende più di un semplice centrocampista difensivo. Daniele è capace di uscire vincitore da un contrasto a metà campo e chiudere l'azione buttandosi in avanti e aspettando che Totti e Cassano facciano l'ultimo passaggio. Copre una porzione di campo che va dallo spazio davanti alla propria area di rigore all'interno di quell'avversaria. Alterna giocate ravvicinate, passaggi semplici e sicuri a lanci con cui pesca l'attaccante dietro l'ultimo uomo o effettua cambi di gioco. Il suo è soprattutto un talento pratico, speech, il talento di chi capisce al volo come si fanno le cose e vuole farle bene, ma anche una sua eleganza, un modo di muoversi e ondeggiare tutto suo. Fabio Capello in quel periodo dice che la sua più grande qualità è che potrebbe giocare con la stessa naturalezza un'amichevole o una finale dei campionati del mondo, che tra l'altro ha giocato tutte e due le cose. Secondo me qua dentro, cioè, io sono contento di aver scritto il resto, però questo forse già passava, quantomeno descrive la parte in campo, che è molto puntuale su quello che è stato Daniele e precede un po' e contiene quello che succede dopo da Luis Enrique in poi. Però visto che tu qua nomini Capello, adesso naturalmente Luis Enrique, io la cosa che volevo chiedere è, al di là di quello che ne ha pensato lui e quello che ha detto lui, qual è stato secondo te l'allenatore che più ha impattato sulla costruzione di De Rossi come calciatore intanto? Secondo me Spalletti, perché allora quella cosa Capello, la cosa interessante è che l'ha detta prima che lui giocasse la finale di Coppa del Mondo, quindi la preveggenza era di Capello, no? Che ha anche tante, appunto, c'ha tante qualità. No, per me Spalletti perché lui aveva questo, cioè calcisticamente lui è tra le due epoche, però è più di questa che di quella passata. Il suo dinamismo, quando poi diciamo, è cresciuto, è invecchiato, è rallentato davanti alla difesa, il suo raggio è diminuito, ma quando era giovane ha dovuto trovare un allenatore che gli dicesse che il campo era più lungo di quello che faceva, perché con Capello ancora faceva delle cose in maniera comunque più, con un'energia diversa, però il campo era un po' più ristretto. Capello invece, no? Chi se la ricorda la Roma di Capello si ricorda la sensazione che è quella che prova magari chi adesso guarda, non so, Sassuolo di De Zerbi o quando girano bene le squadre, no? E quindi secondo me Spalletti, il primo Spalletti ovviamente, non il secondo, quello ha trovato in modo totalmente diverso. E poi c'è quel De Rossi lì, secondo me, cioè, e Martina ha detto io non mi ricordo le partite, manco io mi ricordo le partite, ho dovuto riguardare tutte, quelle, almeno quelle importanti, non mi sono riguardato tutte le stagioni, ma quelle importanti. E io devo dire che non mi ricordavo un giocatore così forte. Cioè io ho scritto, secondo me era tra i centrocampisti più forti del mondo perché l'ho riguardato, l'ho guardato anche contro altri centrocampisti, fortissimi, giocatori Zanetti, Stankovic, anche solo per parlare dell'Inter, e lui era più forte. Lui era l'unico giocatore della Roma che anche nelle partite che la Roma perdeva dice questo è l'unico che va nell'altra squadra e gioca titolare a mani basse, il leader, anche perché poi appunto anche l'aspetto mentale conta molto. Una cosa su Zaniolo, io non volevo dire che è scemo, che è poco intelligente, è che secondo me nei calciatori di oggi l'intelligenza si esprime
al 99% in campo, e è anche il loro mestiere, cioè bisogna, è anche il motivo per cui io dico sempre bisogna parlare di più di campo, meno di social, di quello che è, perché quello che è la loro intelligenza, la loro sensibilità pure, tu hai parlato dei corpi, non parliamo di sensibilità, dell'irruenza, no? La sensibilità di De Rossi che poteva essere, quante volte l'abbiamo visto fare una scivolata pulita, che non era solo o palla o gamba, ma era pulita, perfetta, con un tempo che tu dici meno male che è arrivato lui in quel momento. Invece altre volte quella stessa sensibilità diventava un'irruenza, la rabbia prendeva il sopravvento. No, scusa, sulla sensibilità di De Rossi, ma in senso più ampio, mi è venuta in mente una cosa leggendo il libro, che a un certo punto mi ha fatto ridere perché mi ha ricordato il meme di Michael Jordan, che a un certo punto ricorre, per chi ha visto The Last Dance, che Michael Jordan più o meno ogni puntata dice: beh, a quel punto era diventata personale per me, perché si incazza con qualcuno per motivarsi in continuazione. Nel libro di Daniele su De Rossi l'equivalente di quello per me è De Rossi che si va a scusare con qualcuno, perché c'è ogni 20 pagine De Rossi che fa una cazzata, dà una gomitata, offende qualcuno così, e poi però si va a scusare, e quello che è stato oggetto della gomitata, dello schiaffo, del pugno, di quell'impazzimento di quella volta di De Rossi dice sempre: però che signore, cioè c'è questa cosa che ritorna in continuazione, e forse non lo sappiamo, magari a qualcuno sarà rimasto del rancore nei confronti di De Rossi, però l'impressione, e non è questa un'impressione solo tua, è certificata poi dalle cose che hanno detto le persone, è che anche quelli con i quali lui ha avuto momenti brutti poi comunque l'hanno rispettato tanto, perché hanno capito che faceva parte di un pacchetto che o te lo prendi o non te lo prendi. Tra l'altro si è scusato pure quando non ha niente di cui scusarsi, perché si è scusato con i giocatori svedesi dopo che lo stadio di San Siro ha fischiato l'inno, e addirittura ha finito nei guai quando si è scusato con, mi pare, Evra o un altro giocatore dell'Arsenal, no, era un giocatore dell'Arsenal, non lo so, comunque con un giocatore, con Vieira forse, si andò a scusare negli spogliatoi, e in quel modo lui ha certificato chi sosteneva che lui avesse insultato con offese razziali, cosa che invece, e tant'è che Spalletti ha detto: no, ma Daniele esagerava, non doveva andarsi a scusare, proprio perché appunto è quella la cosa di troppo. Però ecco, secondo me è anche una persona sensibile e le prove ci sono, poi magari ognuno ha la sua idea, poi da questo punto di vista sono oggetti misteriosi per noi, anche per questo sono sensuali. E infatti, forse abbiamo altri 5 minuti, forse sì, ancora un po'. Poi magari facciamo fare pure delle domande, non lo so. Ma questo, nel libro c'è una. Purtroppo insisto un po'. Ci sono anche cioè non è un libro in cui tu dici: il mio De Rossi è questo, adesso vi spiego chi è De Rossi e dai una. Come dire, una tua visione, interpretazione, molto, leggendolo molto di De Rossi, a me mi resta, come stavo dicendo, un oggetto un po' misterioso, anche perché nel tuo libro ci sono un sacco di domande che tu ti fai su De Rossi, che sono anche un sacco di fantasie, uso proprio questa parola, su De Rossi, e quindi l'idea di chissà che motorino aveva, o di chissà dov'era lui, mentre io stavo facendo quella cosa, chissà dove era l'11 settembre, chissà che ha pensato in questo momento, dove pensava di stare mentre cresceva a Ostia, c'è un sottofondo, come dire, costante di questo tuo girare intorno a questo oggetto di indagine che comunque a cui più di tanto non puoi arrivare vicino, e quindi si sente sempre questa, appunto, non sei mai sul pulpito a dire: io ho capito De Rossi e mo ve lo racconto, e questa, pur sentendo appunto tutto il tuo fascino, lo sguardo anche, non voglio dire ossessivo in senso morboso, ma insomma curatissimo, con chi tu lo guardi, resta un po' un oggetto misterioso a cui tu ti rifiuti di dire: adesso la dico la mia teoria su De Rossi, e quindi c'è questa sfocatura. Ma adesso, così fra noi, invece ti vorrei chiedere di salire un attimo sul pulpito e di dirci tipo due azioni, due partite, due momenti
che so, quelli che secondo te dici da qui si capisce questo, da qui si capisce questo, pure se dici ma insomma è una teoria discutibile, però se la dovessi dire, se dovessi fare appunto in questo oggetto che è spesso misterioso, invece fai due cose. Sì, sì, guarda, do per scontato che le qualità morali tipo la lealtà, la, appunto l'abbiamo detto, il senso di giustizia, parliamo del calciatore, sì, insomma, come dire, no, no, quello proprio come, in realtà ti dico quello che a me piace, per esempio quello in cui io ti dico il salvataggio di qualche anno fa in Roma-Napoli, quello che lui ha fatto sulla riga, cioè un pallonetto scalca De Santis, lui corre verso la porta, arriva poco prima della riga e lo prende con una specie di un colpo saltato che è un colpo scenografico, perché Derossi non direbbe mai un giocatore scenografico, invece secondo me c'era del narcisismo ed è bello, ed è buono, perché lui sapeva, era consapevole di chi era e di chi rappresentava in quel momento, e, ed è anche, ama anche il calcio, quindi ama anche il bel gesto, ama la, secondo me quella cosa lì lui ci ha messo veramente tipo omo, faccio una cosa per voi, tipo, perché l'avrebbe potuta mettere fuori, magari, oddio, magari no, magari era anche un gesto funzionale, però c'era qualcosa. E poi secondo me anche la persona che è, invece c'è forse una cosa che più, infatti mi sono preso lì il permesso di raccontarla in prima persona come se fossi De Rossi, che è forse peggio che dare più tu. E quando lui ha infilato la medaglia nella bara del magazziniere dell'Italia del 2006, quasi 10 anni dopo, esatti, più o meno, e che è una cosa che lui non ha mai detto, l'hanno notato dei giornalisti, e quindi noi sappiamo un po' come gossip, però è una di quelle cose che effettivamente ti fa capire, cioè comunque una persona che fa dei gesti forti, una persona che non, cioè la gomitata. Anche salire sulle barriere non è un gesto finto, la gomitata che dà non è un, è un gesto, se lo metti insieme a tutti gli altri gesti che ho fatto è ok, quindi questa è una persona che è spesso sopra la norma, no? Nel senso le righe, perché appunto pure quella cosa là voglio sapere chi l'avrebbe fatta, chi la farebbe. Secondo me dice molto, e tra l'altro il fatto che l'abbia fatto in silenzio, senza dirlo, non l'abbia mai confermato dopo, però, come dire, non, come fa a inventarti una cosa del genere, secondo me dice di chi è come persona, e secondo me anche qui risponde in parte al mistero che è, perché poi appunto resta un mistero su tantissime cose, che resta, io spero che nel libro non solo non sono salito su pubblico, ma sono anche riuscito un pochino a restituire il mistero, che è pure per chi lo conosce da tifoso o anche da amico, poi ogni persona è più o meno un mistero, però lui è proprio una persona che io, per esempio, se qualcuno non è pubblico fa male, dice però in realtà è un violento, io non mi sentirei di difenderlo a priori, io potrei dare una mia interpretazione, una mia sensazione, però chi è lui veramente, c'è sempre una parte che mi sfugge, su certe cose sono sicuro di dire, se uno appunto dicesse no, è un violento fascista, direi no, per me che sbaglio, quindi sono quasi sicuro, però in realtà effettivamente cioè, una parte mi rimarrà sempre lontana, ma credo che è una caratteristica dell'uomo, non tanto del rapporto del giornalista, credo ci sono uomini più trasparenti anche di lui. Non so se vedo un pressing a bordo capo, no. Dobbiamo chiudere? Ah, ok. Sì, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda per aiutarci a sondare il mistero De Rossi? No? Credo che mi vergognate, avete già capito tutto di De Rossi? C'è bravo. Aspetta, c'è Giorgio. Ecco. Vieni qua, dai, così va. Ciao, io ne parlavo prima con Emanuele. Daniele, lo so, io ho letto il libro e secondo me questo amore non è totalmente reciproco. Nel senso che noi abbiamo in comune con De Rossi la Roma, ma io non credo che Daniele De Rossi, perché non lo conosco, possa essere così innamorato di noi.
cioè quegli occhiaie un po' sono anche nostra responsabilità. Lui non può essere così innamorato di noi perché un po' l'abbiamo fatto dannare. Beh, ma apposta quegli occhiali li abbiamo fatte venire perché ci ama. Se non ti vengono le occhiaie per qualcuno che ami. No, lui dice, fondamentalmente, siccome noi non siamo stati all'altezza in parte, anche lui non... No, però, secondo me, tu sottovaluti la sua capacità di andare oltre gli individui. Cioè, questo è un altro tema, secondo me. Quando De Rossi va sotto la curva sud, non è che va sotto persone per bene tutte. Lo sa benissimo che va sotto dei pezzi di merda, sotto uno che gli ha sputato magari durante Roma Fiorentina, o magari sotto uno con cui non avrebbe nulla in comune. Così come invece va sotto bellissime persone per cui si dannerebbe anima. Lui va sotto un concetto di tifoso romanista, sotto un ideale, che però è incarnato da persone che poi si sbattono quotidianamente. Lui è quella cosa lì che rispetta, non è come loro trattano lui, come loro hanno trattato i suoi compagni, perché lui anche spesso ha fino a Dzeko, insomma, difeso Dzeko quando lo fischiavano. Quindi lui questa cosa qui, secondo me, ce l'ha benissimo presente. Come lui, non penso che lui abbia, direbbe, io ho incarnato la Roma, per dire, in maniera ideale. Lui non direbbe mai che nessuno dei tifosi della Roma ha incarnato il tifoso romanista in maniera ideale. Lui sa che siamo tutti un'approssimazione, e quindi questo, secondo me, gli ha permesso di mantenere fede a un amore che è reciproco ma in senso ideale. Poi su quanto può essere reciproco un amore ci può essere da discutere, no? Nel senso, forse lì è più una questione proprio di rapporto, ma qui il rapporto è sbilanciato in partenza, perché uno è un calciatore, gli altri sono dei tifosi. Però secondo me lui in realtà è sempre andato oltre il tifoso che aveva davanti, è andato oltre pure la situazione, e c'è stato qualcosa che ha chiamato, che era anche oltre se stesso, secondo me. Guarda, mi aggancio a questo e leggo un pezzo più breve di prima, cioè, che è proprio su questo, mi è capitato su Pocchio mentre sfogliavo. Quello che rende unico il rapporto tra De Rossi e i suoi tifosi non è solo il tempo che ha passato vestendo quella maglia, ma il modo in cui l'ha fatto. L'idea di campione sportivo oggi è sbilanciata e asimmetrica come quella di celebrità. Mettiamo la nostra felicità nelle loro mani, vogliamo che loro siano felici per poterlo essere un po' anche noi. Siamo come quegli uomini e quelle donne che proiettano nel proprio partner la loro stessa identità, che lo guardano da sotto un piedistallo illudendosi della sua perfezione, ignorandone i difetti, e lo ammirano fino ad annullarsi. È un amore mai veramente corrisposto, non nella stessa misura almeno. È un amore che cuciniamo per settimane e mesi, ma di cui mangiamo le briciole. È un amore che non riempie e che ci lascia con un senso di vuoto interiore. Quello che abbiamo vissuto con Daniele De Rossi, invece, è stato un amore che ci ha dato pienezza. In 18 anni di carriera da professionista, Daniele ha dato ai suoi tifosi un bene raro, la reciprocità. Non stava scritto in nessun contratto, eppure ce ne ha fatto uno. Non abbiamo solo amato la stessa cosa, la Roma, ma noi abbiamo avuto l'impressione che stavamo amando lui quanto lui ha amato noi, che non stavamo perdendo il nostro tempo, la nostra voce dietro a dei simboli irraggiungibili di eccellenza, successo e virilità, perché cantavamo per qualcuno che ci ascoltava, eravamo lì per qualcuno che sentiva la nostra presenza, e questo pochissimi altri tifosi possono dirlo, di pochissimi altri calciatori. E qua c'è il rapporto nostro con De Rossi, cioè, è questa cosa qua, ed è il motivo per il quale, anche se quando lui ha dato quei pugni, quando ha fatto quegli errori, e quando anche quando ha giocato male, che poi sono stati dei momenti anche ripetuti nei quali abbiamo detto, ma che cazzo stai a fare, tu sei forte, perché giochi così, ma è quello che poi alla fine te lo fa sentire veramente un rapporto di reciprocità, perché noi, a tutti noi nella vita, ci capita il momento nel quale qualcuno ti dice, ma che cazzo stai a fare? E questa è la cosa che ci lega in questo modo, però secondo me. Non so se ci sono altre domande. No, ma Sara, occhio, non vi grattate che un attimo. Allora, uno dei miei libri preferiti è L'arte di correre di Murakami, in cui lui accosta la sua
diciamo, il suo approccio giornalistico alla vita, alla corsa, anche all'infine volevo scrivere, volevo sapere se diciamo, in qualche modo l'inizio giornalismo nello scrivere e se scrivere di Daniele De Rossi come un grande agonista ti ha diciamo, passato un po' di questo spirito. Beh sì, diciamo che chi ha giocato con me sa che l'agonismo fa parte della cosa e quando scrivo diciamo in qualche modo diciamo non escludo la vaga ipotesi che scriva di sport anche per compensare un pochino qualcosa diciamo no Murakami io l'ho iniziato a leggere quando ho iniziato a correre però cioè è troppo pazzo cioè nel senso se per, ma poi l'ho accetto smesso perché ho smesso di correre quindi mi sono interrotto anche nel libro. Ma se lui applica il metodo con cui correva al metodo con cui scriveva io cioè siamo corridori scrittori molto diversi ci mancherebbe altro che lui è uno scrittore vero e un corridore vero a me non servono gli attacchi di panico dopo tre mesi però sì secondo me nella scrittura non è che c'è la competizione cioè l'agonismo non è per forza di cose la competizione è una pulsione per esempio chi corre corre per fare sempre questo Murakami l'ha scritto all'inizio quindi non lo ricordo corre per fare sempre un pezzettino in più lui diceva che non riusciva a correre se non ricordo male senza darsi come obiettivo un chilometro in più una cosa in più e penso che chiunque scriva o gira intorno a una cosa che vuole cercare di vedere in maniera un po' più definita ogni volta che scrive oppure vuole migliorarsi come scrittore, come interprete, come osservatore, come rapporto, vuole migliorare il proprio rapporto con quella cosa là, vuole tirare fuori meglio qualcosa che ha dentro, penso appunto agli scrittori, ai manzieri, eccetera. E, per me appunto cioè, l'agonismo cerco a volte sembra di riprodurre, di non dimenticarmi appunto quella cosa che dicevo, che queste sono persone che competono, che mettono in gioco il proprio corpo, secondo me in questo c'è una generosità che ci si dimentica anche nei calciatori contemporanei, magari appunto descritto come vuoti, eccetera, però comunque sono sempre persone che mettono in gioco il proprio corpo, totalmente, cioè quelle sono persone che a 35 anni devono reinventarsi una vita perché il proprio corpo è consumato, che si portano dietro infortuni. Cioè, pensa a sportivi che si consumano di più, appunto ha parlato di sport violenti, di concussion, cioè adesso lo sport contemporaneo, alcuni sport ti dicono proprio scegli o il successo economico, il sportivo o la salute quando avrai 60 anni, c'è qualcosa di profondo secondo me lì dentro e l'agonismo ne è parte, no? Perché per esempio io ho intervistato alcuni fighter di MMA in cui si guadagna molto poco. E di fronte a sta cosa loro dicono mamma questa non è una cosa che fai solo per guadagnare esatto dico vabbè là, cioè in un certo senso va sei scemo a un certo punto no, ma non è che sei scemo perché la fai magari durante ti conservi stai attento c'è una strategia un po' più difensiva cioè dici speriamo facciamo in modo che questo non mi uccida magari tra 20 anni tipo Kenny il guerriero e invece no l'agonismo è quella cosa secondo me ti può anche essere generoso magari anche autodistruttivo perché poi Murakami per esempio l'autodistruttività insomma è palese ma cioè secondo me tutti gli sport pure noi io c'ho le unghie nere Simone il giorno dopo che gioca non cammina insomma, anche io so mi sono trattato il muscolo dei due rossi insomma pensate quanto sei identificato. Stesso infortunio. No, non lo sapevo, me l'ha scritto uno, ho detto, che si è fatto male al soleo? Ho detto qual è il soleo? Mi ha mandato la foto, ho detto sì, quello. E quello è il muscolo dei rossi. Va bene. Io ringrazio Nicoletta, ringrazio tutta la squadra di 66 che è presente, ma ringrazio soprattutto Simone e Martina perché non è scontato, quindi grazie. Devo dire io e la libreria Tomo ringrazio molto, è stata una performance straordinaria, nel senso che tra una chiacchiera, una risata e l'altra, in sordina, ma non così tanto, sono passati dei temi importanti che solo lo sport in questo momento riesce a fare passare, cioè l'agonismo, la fisicità, la passione. L'omosessualità latente. La passione.
la passione che diciamo, è un forte motore per fare le cose, non l'estetica che invece comunque l'amore. Sì, veramente. Grazie. Grazie a voi anche per essere qui. Sì. Sì, sì, quello che mi sono sempre a disposizione, per chi non li ha già comprati, perché quando è uscito il libro è stato un successo immediato, ma noi abbiamo portato qualche copia per compensare. Vabbè. Giudicare le copie non si direbbe. Ma abbiamo dovuto ricaricare. Va bene, grazie a tutti. Ciao.